Alessandro, è un'Italia veramente gentile. Cosa hai pensato quando hai schiacciato quel pallone alla fine? Niente in particolare. Ho pensato che era fatta, che avevamo raggiunto una grande vittoria. Niente, siamo tutti molto contenti chiaramente. Adesso passiamo il girone, penso addirittura come primi con 4 punti. Quindi ci giochiamo altre buone chance nel prossimo girone. Ma adesso dobbiamo resettare questa partita di nuovo, anche se non sarà facile. Abbiamo speso tante energie. Pensare a quella di domani e poi da lì cancellare questo girone che non conta più niente e pensare al prossimo. Questo gruppo è una forza che forse neanche voi aspettavate, o tu eri certo di questa forza granitica? Ma certo no, però io voglio dire, come tutti, abbiamo creato un grande gruppo. Siamo insieme dal 24 di luglio senza mai andare a casa, a parte un giorno. Quindi ci troviamo molto bene tra di noi, passiamo il tempo insieme. Quindi la nostra forza è questa, quella che vedete, quella, la panchina che salta in campo, i giocatori che si aiutano quando cadono per terra, incitiamo il pubblico. Questa è la nostra forza chiaramente e questo è quello che ci ha portato fin qui, oltre al talento, al fisico, che quelle sono. Una difesa sensazionale stasera. Sicuramente, questo è il nostro punto di partenza. Senza difesa noi non possiamo permetterci di giocare contro nessuno, perché siamo più piccoli praticamente di tutti, però dalla difesa possiamo partire in contropiede, possiamo giocare in velocità e questo è sicuramente un vantaggio per noi. Sandro, sei sempre più un vincente? No, i vincenti sono quelli che vincono i trofei. Io per adesso trofei non ne ho, quindi vincenti sono altri. Che hai letto sul volto?